La viabilità sulla via Aurelia all'altezza di Torri in Pietra con l'incrocio di via Tre Denari, la strada che la domenica si intasa per raggiungere il mare di Maccarese e Fregene, finalmente è più snella con l'intervento della Polizia Municipale di Fiumicino che gestisce il traffico proveniente dalla capitale. Il problema però è strutturale, dal momento che vi è bisogno di un intervento sul ponticello troppo stretto per la percorrenza a doppio senso. Esattamente, ha centrato il problema, è esclusivamente strutturale perché una volta posta l'attenzione, risolto il problema del ponticello, allargandolo magari ecco, a due corsie, poi questo, di questo se ne occuperanno ovviamente i tecnici, e magari prevedendo una regolamentazione diversa anche dell'incrocio a valle sulla via Aurelia. Risolti strutturalmente questi due nodi che sono poi così attigui. Credo che il problema della viabilità, che poi si ripercuote sulla via Aurelia inevitabilmente, potrà essere definitivamente risolto. Dal presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, arrivano notizie sugli interventi da poter effettuare. Qui abbiamo dei problemi strutturali che vanno risolti. La presenza dei vigili non risolve il problema, ma serve quantomeno a studiare, monitorare e verificare quelli che potrebbero essere i veri interventi da fare. Di certo abbiamo dato un'ottima risposta, si vede dalle chiamate che fanno i cittadini, dai messaggi di ringraziamento e dalla circolazione che non ha più creato grandi problemi. Quindi sì, il traffico non lo abbiamo eliminato, ma sicuramente è diventato più scorrevole e meno problematico. Qui sono due gli interventi da fare. L'assessore ai lavori pubblici Giovanna Onorati, vice sindaco, già ha fatto degli incontri con ANAS per verificare come risolvere il problema strutturale sulla via Aurelia e sono già in fase avanzata questi incontri per uno studio più appropriato. Per quanto riguarda il ponticello nello specifico, bisogna entrare in trattativa anche con Ferrovie dello Stato, quindi valutare quello che è un collegamento tra ANAS, Comune e Ferrovie dello Stato per trovare una soluzione definitiva a quello che è un raddoppio del ponticello Tre Denari.